Serve subito il via libera ai termovalorizzatori per consentire alle aziende di autoprodurre energia e contemporaneamente smaltire i rifiuti di cartiera. La richiesta alla Regione, sempre più pressante ed aperta, è stata ribadita dal vicepresidente di Confindustria Toscana Nord, Tiziano Pieretti, nel corso del convegno inaugurale del MIAC. Con il nuovo piano rifiuti la Regione deve darci soluzioni immediate, ha detto il rappresentante delle aziende cartarie. E pensare a un piano dei rifiuti, partendo dal presupposto che sappiamo benissimo che gli impianti attuali non sono sufficienti a risolvere le problematiche, ci pone il quesito di dire ok, le discariche perderanno la funzionalità e quindi non avremo disponibilità di discariche. Qual è l'alternativa nell'immediato? Non sicuramente progetti innovativi che arriveranno fra qualche anno, ma sicuramente quello che fanno tutti in Europa e quindi anche i termovalorizzatori. Termovalorizzatori alimentati a biomasse, magari sfalci o rifiuti di cartiera. Anche perché, ha aggiunto, noi stiamo continuando a spendere soldi per portare il Palper nell'est Europa, dove viene tranquillamente smaltito nei termovalorizzatori locali. Così paghiamo alle aziende estere l'energia con la quale poi fanno concorrenza alle nostre aziende. L'approccio dato sul piano regionale dei rifiuti dall'assessore Monni, ma con poi specifico riferimento alla vicenda dei rifiuti speciali e quindi di un avviso, di una collaborazione con le imprese per le migliori tecnologie, mi pare che sia stato assolutamente apprezzato. Su questo e anche sugli altri temi dell'infrastrutturazione e della logistica a servizio anche del distretto cartario, la Regione Toscana è assolutamente in campo e quindi mi pare che insomma, il confronto quest'anno sia stato concreto, pragmatico e costruttivo. La Regione, al MIAC, era presente con l'assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli, che ha garantito l'attenzione dell'amministrazione regionale sulle esigenze delle industrie, senza però poter entrare nello specifico dato che il tema esula dalle sue competenze.